Per anche avanti che posti ci sono, perché ce n'è posti. Da dietro. Va bene, Ilaria, possiamo iniziare. È già partita? Va bene, buongiorno, benvenuti al Museo Diocesano per questa 14ª edizione del Med Photo Fest 2022, ovviamente. Ancora una volta, il Museo Diocesano è stato scelto dall'Associazione Mediterraneum come sede espositiva per le mostre. Quest'anno con un taglio un po' più particolare, abbiamo la presenza di molti stranieri, che è un taglio proprio legato alla fotografia brasiliana, quella di quest'anno, di cui poi parleranno anche gli altri. Ci troviamo appunto qui per vivere questo momento di festa. La mostra del Med Photo Fest è stata già inaugurata nella sezione di Catania e oggi inauguriamo la sezione che si vivrà qui all'interno del Museo di Pezzano e all'interno del Palazzo di Città. Per cui adesso innanzitutto vorrei, oltre diciamo ad accogliervi, a salutarvi personalmente da parte mia, ma darvi il saluto del Vescovo che non era presente, non poteva essere presente oggi qui con noi, ma vi manda il suo saluto e passo la parola all'assessore Claudio Romona con rappresentanza dell'amministrazione comunale. Grazie Claudio. Abbiamo accolto la volontà con il nostro amico Vittorio e con il responsabile, il direttore del Museo Diocesano, di accogliere anche nelle istituzioni museali della città di Caltagirone il Med Festival, che a cui daremo particolare enfasi, e questo è il nostro impegno, per una situazione di concomitanze, di eventi tutti di grande portata, in particolare a partire dalla prossima domenica, dove inaugureremo uno spazio espositivo proprio all'interno di Palazzo Libertini di San Marco, e poi il 20 di novembre. Quindi avremo una serie di mostre, quindi inizieremo un percorso nell'ambito del Med Festival e inauguriamo per molti versi questo, quello che era nelle mie intenzioni del programma assessorile, un mese dedicato all'arte fotografica. È partita da ieri una mostra di un altro fotografo tedesco alla Corte Capitaniale ed altre ce ne saranno nell'ambito delle prossime settimane. Quindi iniziamo una sorta di focus sull'arte fotografica. Siamo lieti di accogliervi negli spazi e continuare questa attività di sinergia e di azione nell'ambito dei beni culturali insieme con il Museo Diocesano e in particolare con il nostro Don Fabio Raimondi. Grazie Claudio. Io ringrazio anche l'amministrazione comunale per questa disponibilità che ha dato per questo evento, ma diciamo dietro in realtà a quello che adesso vedrete, qualcuno magari ha già sbirciato nelle sale del museo, non ci siamo noi come amministrazione comunale Museo Diocesano o come avete visto nelle comunicazioni MAB, che sarebbe Museo Archivi e Biblioteca della Diocesi, ma c'è un'associazione, l'Associazione Mediterraneum, che è retta da Vittorio Graziano, che diciamo la regge più che altro perché è appassionato, diciamo, di fotografia d'autore in maniera particolare, e ci crede molto in questo progetto che ormai va avanti da 14 anni, quindi non è una cosa di poco conto. Per cui io vorrei dire intanto grazie a Vittorio Graziano per l'impegno che ha, e devo dire che non è poco, perché come si dice in italiano, sbatte a destra e a sinistra, perché veramente è dilaniato tra tante cose, però non demorde, cioè ha quella forza, quella capacità, quella perseveranza, perché fondamentalmente crede nel progetto.
e quindi quando nelle cose ci crediamo riusciamo a portarle avanti anche a denti stretti. Io chiedo perdono agli stranieri perché probabilmente non mi capiscono, così come chiederò scusa quando dovrò pronunciare i loro nomi, perché sicuramente farò un sacco di guai, però li pronunci tu, che è meglio. Quindi adesso io vorrei passare la parola a Vittorio proprio per dirci lui e raccontarci un po' quello che ha da dirci nei confronti di questo progetto di quest'anno. Io cerco di essere sempre breve, le cose non hanno un po' su lungo, non so parlare, cioè non sono un oratore. Comunque diciamo questo, ci sono due componenti che riguardano questo festival particolare. Uno è l'associazione Mediterraneo, che organizza, appunto, come dicevamo, da 14 anni un festival, un altro da una mia idea di promuovere la fotografia, quella di serie A o quella internazionale addirittura, per far conoscere quella che era la fotografia. Era il 2009, ritornavo da aver abbandonato la fotografia, questa cosa mi esplode come se fosse stata una specie di incontro di colpito dal Damasco, se fosse stato qualcuno che mi devi fare questa, e ho cominciato a fare questo, scherzando, di tanto già Shanna e ogni anno, un grosso nome della fotografia, al quale abbiamo dato un premio, continuiamo a darlo. E quindi sono 14 anni che siamo anche riusciti a fare l'edizione 2020, anno del Covid, abbiamo portato le foto, abbiamo fatto l'edizione ridotta, abbiamo portato anche qua, sei fusi, perché non l'hai vista nessuno, o diciamo anche fatto il catalogo, il nostro obiettivo da vita. Quest'anno il catalogo è di 96 pagine, il mondo di 60, normalmente degli altri anni. Questa è stata un'edizione molto particolare. Seconda cosa, perché il Brasile? Il Brasile nasce dal fatto, dalla considerazione, che io sono stato alla fine degli anni 70, 76, proprio in questo periodo, quindi 46 anni fa, sono stato emigrante nel senso, per tutta una serie di motivi non sto a spiegare, abbiamo deciso di provare a stare in Brasile e io ero venuto con l'intenzione di stare, insomma, di trasferirmi completamente, perché ero emigrante a tutti gli effetti. Lì era nata, avevo 29 anni, era nata, avevo già la passione della fotografia, ho frequentato un grosso club brasiliano a San Paolo, su San Paolo, il Fotoclub e Panderante, considerato un maior d'America Latina, cioè il maggiore dell'America Latina. È stata una cucina di grande classica di importanza. E quindi sono appassionato alla fotografia in qualche modo, da tutte positive e cose varie. Poi sono stato da serie avventura, siamo tornati in Italia, sono tornato tante altre volte, quindi così per me ha rappresentato una tappa molto importante della mia vita, soprattutto all'inizio, che a 29 anni ho battuto da tanta biglia. Questa è una sciocchezza quella del festival, tutti i problemi che ci sono, ma nascono un sacco di problemi di per tanti motivi. Quindi io dico sempre che in due anni di Brasile, per me sono stati 10 anni di vita, perché sono molto maturato in tanti aspetti, in tante cose. Spero che ti sei invecchiato allora. Sono maturato, se sei invecchiato di un numero di anni si sono tanti. Fate conto, ci ho già detto quello che cambia. E quindi, poi perché? Quindi il Brasile per me è rimasto una cosa importante, però è un po' nascosta. Poi c'è stato un altro episodio, che è quello della pandemia, mi spiego. Dopo la mia compagna ha deciso nel 2019 di fare un viaggio in Brasile, dopo tanti anni che non andavo. Abbiamo prenotato nel fine di marzo, per fare come compriamo il 21 marzo, andiamo in Brasile e facciamo un attimo. Poi è venuta la pandemia, da passare a gennaio, febbraio, non sono potuto partire. Premetto che mi ero stato invitato da un festival brasiliano, questo poco di Porto Alegre, a partecipare a una giuria. Dice del tuo portone, cioè la giuria per tanti fotografi che hanno partecipato. Anche loro hanno avuto i loro problemi, quindi hanno annullato la manifestazione, meglio l'hanno spostata poi a luglio, non dico settembre, e Davide ha una piattaforma Zoom. Quindi io ho finito per 4 giorni di seguito, mi sono finito in tutti gli orari, cioè a vedere tutte le cose di vari autori ed essere un membro di tutti, quindi ero in qualche modo tornato in questo. La stessa cosa si è ripetuta nel 2021, l'anno successivo, e anche nel 2022. Però nel 2021 a un certo punto, avendo conosciuto molti fotografi, molti dei quali mi hanno chiesto di continuare a seguirmi anche dopo quella breve parentesi di incontro, e alcuni
qua, che mi hanno mandato le loro foto, le loro cose, quindi sono rimasto molto 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 contento di dove sono. Quindi mi è tornato un'altra volta alla loro conclusione. Come potevo spiegare questa cosa? Scusa, io faccio un test, perché non le vediamo la fotografia con tanti fotografi che abbiamo? Quindi è nata quasi in sordina con l'aiuto anche di Babù, che è una fotografa brasiliana che avevamo visto l'anno scorso, che vive in Italia, quindi ci serve anche la traduttrice. Anche se io ho ripreso a parlare portoghese male, però così come parlavo negli anni 70, sto cercando di ricordare, di scrivere anche attraverso il dizionario su Google con la parola, però vedo che gli accenti sono corretti per come li immaginavo. Quindi quest'anno abbiamo preso questa decisione. Dico brevemente, si tratta di, se non ricordo male, 18 mostre personali che sono sparse nei vari, dal Castelbursino, qui alla Gamma, di Catania, saremo anche a Taormina, nel Castelmola, e poi c'è un'altra situazione che è uscita fuori, che oggi non ne parliamo, ne parleremo le prossime volte, è la costituzione, la presentazione di libri d'artista brasiliani. C'è un'equipe costituita da quattro persone, insomma, curatrici, curatori e editori, che hanno presenteranno a Catania, per cominciare lunedì pomeriggio, questo gruppo ha portato una cinquantina di foto d'artista, cioè sono libri che hanno una valenza quasi artigianale, di sperimentazione, sono delle sculture sostanzialmente, di vari tipi, per cui sono delle cose molto particolari, molto spesso sono in copia unica. Questa tendenza è uscita anche in Italia da qualche anno, però sarà il futuro della fotografia, dell'esposizione, una parte del futuro. Fotografia è sempre fotografia in mano. E quindi sarà quest'altra nuova novità. Qui dicevo 18 poste personali, compresa una di un autore italiano emigrante, stavolta più emigrante serio, del Brasile degli anni dell'Ottocento, che ha fatto cultura a Porto Alegre con il nostro fotografo. E abbiamo avuto dal Museo di Porto Alegre i file delle fotografie, le abbiamo portate, le esporremo prima di qua, non ricordo male, dovranno essere esposte. Ah, ecco sì, a Palazzo Libertini. E quindi sono 18 mostre personali più alcune collettive. Una collettiva di autori brasiliani, sono 25 fotografi, molti dei quali sono venuti appositamente, ringrazio, per farlo un portoghese, ringrazio che sicuramente sono venuti direttamente dal Brasile, non è una passeggiata anche in termini economici. E quindi abbiamo una grande, non so, saranno una ventina, trentina di persone brasiliane che sono venute da accompagnatori a fotografi. E questa mostra che si inaugurerà appunto il 20 di lunedì pomeriggio, con noi uno porta a portare, ognuno abbiamo esposto due foto di ciascuno, quindi una volta 50 fotografie, e poi un'altra mostra che ho cercato di recuperare. Io quando ero tornato da fatto diversi anni, il giorno che sono ancora una volta mi sono portato alcune foto sicuramente autorizzate della fotografia, che volevo fare una mostra che era le foto pensavo di esporre, quando esporto, negli anni 70, un periodo storico molto importante per la fotografia brasiliana. E ancora sappiamo che era un ragazzino, quel periodo. Perciò. Che però è stato un giro, il nome, cosa salgava. E quindi, allora, questo non è stato possibile. Allora, il fotoclub, con Banderà, mi ha contattato da me, da Papù, mi ha mandato nove autori, con quattro un'altra mostra collettiva che terremo alla Gamma stavolta, più avanti, più un programma. Allora, vorrei parlare brevemente di chi c'è questa volta, Intanto dobbiamo dire questo, che lunedì e venerdì abbiamo premiato i due autori più importanti, possiamo dirlo, nessuno si offende, gli altri che sono qui non sono da prima. Uno è Eustáquio Neves, che vediamo di profondo. Come autore dell'anno del
10 avevamo organizzato un ampio archivio fotografico costituito da foto donate dagli autori. Premetto che i fotografi che hanno mandato i loro file, che abbiamo stampato qui in Italia con questa mostra, hanno donato le foto, e quindi noi avremo circa 400 foto di autori già stampate che sono rimarranno alla Mediterranea, che è un grosso archivio fotografico siciliano, italiano e internazionale. Con questo abbiamo almeno 2.000 fotografie, abbiamo circa 200 autori, perché ci sono soltanto 50 autori brasiliani, quasi tutti nuovi, qualcun altro da considerare. Quindi, 4 anni fa, abbiamo pensato di dare un premio a Mediterranean Collection, questo è il nome dell'archivio, per promuovere appunto questa vita. Cioè, la nostra intenzione è quella di creare uno spazio funzionale dedicato alla fotografia d'autore. Speriamo che quelle che ci sono fatti strani mi riguardano, si possa molto bene ipotizzare di farlo. Qua purtroppo la nostra è una terra molto difficile, dove i sogni passano, ma io cerco di andare avanti. Grazie a Fabio per quello che mi ha fatto. Infatti lo trovo corrispondente. Cioè io sono abituato alle difficoltà, purtroppo, perché vorrei non avere difficoltà. Però più sono le difficoltà, e più tanto faccio che la mia ci devo riuscire. Se la cosa mi interessa, poi ci riesco. Non è una questione ormai così. Se la cosa mi interessa, possono volare gli altri. Le Ferrari danno, le frega niente. Quest'anno li abbiamo qui a Caltagirone. Ah, ho dimenticato di dire che quest'anno il premio è stato Massimo Scavone. Fina Roche che ha esposto a Catania, purtroppo oggi non è presente perché ha avuto un incidente ieri, è cascata a Catania, scivolata per strada, è andata in ospedale per controllare che non ci fosse problema. Quindi Delfina Roche da una parte sta esponendo in questo momento a Castel Giustino, e anche Stagio Neves che sta esponendo a Castel Giustino, e abbiamo finito per questo. C'è questo catalogo che facciamo da sempre. Come dicevo, che il grosso lavoro è questo, e tante altre cose, però queste sono le cose che dobbiamo sempre correre, se non arriviamo sempre all'ultimo momento, che manca quello, manca l'altro, da quello non mi manda le cose, quelle così, poi si pompe, poi se le date, soprattutto vengono a cambiare 100 volte, e loro per solo qualche cosa stanno chiusi, anzi però non possiamo dire che c'è un convegno, ah sì, ma c'è un'altra cosa, sì, ma perché questa cosa non la facciamo? È impazzire. Perché se la faccio? Scusate in italiano, non capitano. Quiero agradecer a todos los brasileños que llegaron aquí, fotógrafos, acompañantes, curador, todos los que hicieron. Yo no imaginaría nunca que tenía todo ese suceso. Imaginaba 3-4 cosas, un país importante, sí. Pero después de tener mucho trabajo, pago a la.
Obrigado. Obrigado. Dicevo prima, effettivamente, no? Ringraziamo te per questa verba, per questa passione che hai e che ci mette anche nelle condizioni di poter far circolare la cultura della fotografia d'autore, perché ovviamente è un po' più di nicchia, no? Diciamo. Però in effetti grazie a questo festival queste fotografie o comunque l'attenzione nei confronti dell'arte della fotografia d'autore sta crescendo sempre di più. Io ricordo che nel passato, negli altri Med Photo Fest che abbiamo vissuto, ci sono stati anche dei workshop, ci sono stati anche, diciamo, appuntamenti importanti che facevano avvicinare all'arte della fotografia. Come avete visto, il programma è abbastanza vasto, ci sono tantissime foto e non vorremmo trattenervi oltremodo qui soltanto a sentire parlare noi, perché poi voi dovete proprio vedere le fotografie, relazionarvi con loro e cercare di cogliere quello che quella foto vi vuole trasmettere, no? In genere sono tutte foto bene o male dello stesso formato. L'unica mostra che un po' si stacca dal resto delle altre per quanto a materia fotografica è quella di una foto Jacobs si dice? Sì. Che poi vedrete lì in quadreria, perché è tutta particolare, ma io non vi dico niente, la scoprirete. Mentre invece ormai, che è diventato un appuntamento fisso anche per noi e che noi ascoltiamo con grande piacere, è la presenza di Pippo Pappalardo, che io ringrazio già prima ancora di ascoltarlo, perché tanto sono sicuro che ciò che ci farai ci farà sognare. Quindi passo la parola per trasmetterci anche quest'altra tua passione che è appunto l'arte della fotografia. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento. La pandemia ci ha insegnato, almeno posso dirlo per mia testimonianza, che l'uomo, la donna, per loro natura sono persone che relazionano. Cioè non esiste niente che giri intorno al loro universo che non abbia un carattere relazionale. L'aria che respirano, il sangue che attraversa il loro corpo, i loro desideri, le loro aspirazioni, immaginare il passato, pensare il futuro, tutto questo è relazione. Noi quest'anno abbiamo fatto un salto in questa esperienza, abbandonando la pretesa nazionalità, ovviamente, di una realtà che condividiamo, siamo in una struttura dove Francesco è donna, che l'elemento comune è poi la povertà, essenzialmente. Noi esercitiamo la nostra capacità relazionale attraverso la macchina fotografica, uno strumento vecchio quanto il cucco, inventato da Aristotele, passato attraverso Galileo, che si dice che poi nel 1839, un secolo positivo, scientificamente sia stato perfezionato. La macchina fotografica l'avete in mano, una fotografia l'avete in tasca, quindi è l'oggetto più semplice, più materiale, nello stesso tempo quello che della relazione fa il fuoco centrale di tutto. Allora è arrivato il Brasile, ma il Brasile fotograficamente che cosa ha comportato? Certo, se io guardo l'enciclopedia mi accorgo che addirittura il Brasile sta al centro della fotografia perché hanno inventato la fotografia. Noi diciamo normalmente sono stati i francesi, è vero, il brevetto è loro, l'hanno regalato al mondo, ma un tale Paul Florence, guarda caso di origine francese, aveva realizzato in Brasile i primi elementi per poter formulare una fotografia in termini moderni. E autori importanti erano già gli albori della fotografia e c'era già un'attività amatoriale e c'era un'attenzione a custodire le primissime fotografie, anche perché il Brasile aveva due elementi fondanti della fotografia: non dimenticava le origini, era aperto all'altruità, non dimenticava le sue origini, quindi all'improvviso in ogni angolo del mondo l'espressione religiosa, l'espressione culturale, i canti, le danze, i riti, l'agricoltura sapevano di una vecchia
ricchissima civiltà, come quando noi latini, greci, rivendichiamo come nostro padre la Magna Grecia. Dall'altra parte invece c'era questa apertura all'emigrante. Molti degli autori che sono venuti qua a confrontarci con le loro immagini portano nomi italianissimi. E quando io sento parlare, non c'è soltanto la desinenza wow, che tanto fa portoghese, sento perfettamente la dolcezza della lingua italiana, per chi la sa apprezzare. E allora poi capite che questa capacità di utilizzare un'occasione di questo genere per relazionare è diventata per noi importante. C'è un elemento in più poi a suffragare questo concetto di povertà che io vi consiglio di prendere in considerazione man mano che guarderete queste fotografie. Nel 1968 ci fu tanta contestazione in giro per il mondo. E forse fu provocata nel 62 da un evento, l'abbiamo festeggiato l'altro giorno, che fu l'apertura del Concilio Vaticano II, che era aperto a tutto quanto il mondo, e quindi a tutto quanto il mondo guardava ecumenicamente. Quel movimento aveva trovato alcuni pungoli in una teologia che facevamo fatica a comprendere. Si chiamava Teologia della Liberazione. E un signore brasiliano, un tal Leonardo Boff, ci stava spiegando materialmente da dove doveva partire. Cioè aveva ricapitolato tutto il messaggio biblico, l'aveva ricapitolato, e ci diceva sostanzialmente: guardate gli alberi, guardate le comunità di base, la famiglia, le quartiere, le favelas, i momenti di aggregazione, questo stato disordinato che stiamo facendo crescere, guardate il mondo, da lì dobbiamo partire concretamente. E come bisogna guardarlo? C'era la televisione, uno strumento nuovo che ci permetteva di poter scavalcare paralleli meridiani e all'improvviso far capire che tutto questo pianeta in fin dei conti era piccolo, era una piccola famiglia che doveva curare un pianeta. Oggi quella teologia è sfociata in un'enciclica, Laudato Si, che ci dice sostanzialmente: dovete avere cura e nello stesso tempo dovete pensare che dovete consegnarlo ai ragazzi. Io ieri ero ad Augusta con delle scolaresche, parlavamo di problemi di mafia eterna e così via. Alla fine della conferenza ho chiesto scusa perché io vecchio stavo consegnando loro degli ostacoli alla loro crescita e alla loro virtù. Ma siamo pure all'interno di un museo, scusate se io non so vivere senza relazione e senza connessione. L'arte è una delle forme più elementari per poter catturare quella bellezza che Dostoevskij diceva che ci avrebbe salvato. Un altro elemento potrebbe essere la natura. Per me un terzo elemento è la figura femminile. Mi potete accusare di maschilismo, di fascismo, però è così. Io la bellezza la trovo soltanto in queste tre figure: arte, natura e Brasile. Il Brasile si vede tutte e tre. Siete veramente belle, siete veramente pieni di una natura straordinaria, siete meravigliosamente appassionati dell'arte. Poi avete il caffè, poi avete attività di calcio e così via, avete troppe cose. Siete troppo ricchi. E allora ricordate qualche cosa a questa benedetta Italia che si affatica ogni giorno a mantenere quello che era il suo patrimonio fondamentale, che era appunto l'arte, quel poco di natura che siamo riusciti a salvare, quelle poche donne, tante per fortuna ancora, che ci accompagnano in questa nostra realtà. Ma un museo conserva una radice che è presente nella vostra fotografia. Chi andrà a guardare le vostre immagini troverà che c'è una comunione, però per poterla rintracciare dovete abbandonare il referente reale che vedete nell'immagine. Nell'immagine vedete ritratti, momenti di vita, atmosfere, e guardate invece a cercare di scendere la radice. La radice che poi stabilirete tra queste fotografie, le tante pitture e sculture che sono conservate in questo museo, è un'invenzione tipica dell'arte italiana, in modo particolare dell'arte del Rinascimento italiano, è l'immagine del Lecce Pop.
tutti i brasiliani che sono venuti qua con loro immagini non hanno mai dimenticato il ritratto dell'uomo e della donna. È come se avessero preso questi elementi, li avessero messi al centro della loro riflessione e ci avessero insegnato a capire che cos'è il dato fondante della creazione. Non esisterebbe nel mondo cattolico che tanto ci accomuna l'idea di una religione se non ci fosse la condivisione del ritratto. Io sono convinto che Dio ha fatto il mondo perché solo non poteva stare. È elementare, ma è così. Così ogni fotografo scatta perché quel poco che ha davanti, che è tantissimo, non gli basta se non è attraversato dal proprio significato. Cioè voglio regalare la mia immagine, il mio ritratto. E allora quando ho visto l'immagine di Eustachio, ad esempio, ho detto ma che distanza c'è tra le immagini di Eustachio che parla di ombre scure, di morte, di difficoltà, e le immaginette che hanno fatto il mio catechismo nell'infanzia. Certo, era un pochettino più rassicurante, meno inquieto, ma proprio quello dobbiamo raggiungere, proprio quello dobbiamo superare. E quando l'amico Massimo Schiavone mi ha regalato i suoi libri, io la sera mi sono messo a guardare e mi sono reso conto che lui è arrivato a quella maturità di concezione visiva perché ha studiato. Cioè i suoi ascendenti, che erano dei narratori, gli hanno consegnato il desiderio di relazionare, gli hanno trasmesso l'identità di questo devi parlare. E allora lui ha girato le città, ha girato la sua macchina, ha girato l'esperienza del lavoro e alla fine ha concretizzato il suo ritratto dentro quelle immagini. E allora le parole che avevo scambiato da prima, mentre che mangiavamo magari una mozzarella, poi dopo erano lì nel libro ed erano concretamente esemplificate da delle immagini. Se noi non impariamo, grazie a questi musei, grazie al contributo dei nostri amici, a partecipare, a condividere una mensa comune in questi messaggi, penso che perderemo un'occasione per crescere, un'occasione per non giocare con i missili, un'occasione per non essere impazziti presso l'inflazione. Sto parlando di esperienze che ho con i telegiornali questi giorni, ma sono esperienze che ci preoccupano. Noi, grazie al contributo dei nostri amici fotografi, per un momento non stacchiamo la spina, ma la poniamo in un'altra presa che ci dice concretamente parliamo del CEO e può darsi che quell'uomo lo offendiamo. Certo, ma io mi butto vicino perché sennò ma effettivamente è così. Poi molto bella la questione, diciamo, sia del Lecce Homo, che un po' ricorda anche il mistero dell'incarnazione, di questa presenza reale di Dio nella storia, quindi non è fatto di carne e ossa, ecco, non è una questione soltanto eterea o ideologica, eccetera. Ma anche quell'altro aspetto che hai sottolineato, che è molto bello, che Dio aveva bisogno della creazione. Perché? Perché in fondo l'amore ha bisogno dell'alterità. Se non c'è l'alterità, l'amore non c'è. Perché a chi lo dai? Cioè, l'amore è qualcosa che deve andare verso qualcuno. Quindi se non c'è, allora com'è possibile? Siccome Dio è amore di per sé, quindi aveva necessità di fare la creazione ed inserirsi all'interno della creazione con tutta la sua forza e con tutta la sua presenza. Diciamo, molto bella questa immagine, che devo dire la verità passa veramente attraverso le fotografie che poi vedrete. Vittorio mi chiedeva semplicemente avevo dimenticato di dire un'altra molto importante, che è quella di Riccardo Teres, che è qui venuto appositamente anche lui per questo. Sì, 4 passi dal sì. Bene,
Allora, noi qui credo che abbiamo finito, avete ascoltato già troppe parole, adesso dovreste proprio invece confrontarvi con l'arte della fotografia. Il mio ringraziamento in maniera particolare, i presenti li ho già ringraziati, va agli autori che sono presenti. Quindi vorrei dare il mio personale ringraziamento a loro perché ci hanno onorati della loro presenza, non soltanto della loro arte. E questa è una cosa molto bella perché l'arte la possiamo anche far circolare, ma le persone sono ciò che sta dietro all'arte. L'arte non c'è se non c'è la persona. Quindi è importante che ci sia anche un ruolo di presenza in questo ruolo. È stata un'occasione anche per voi per conoscere questa realtà e noi siamo grati per questo. Materialmente di aiuto perché è venuto proprio a dare una mano per montare la nostra diurna, quindi siamo grati anche per questo. E ovviamente il ringraziamento a tutti voi che siete presenti, che siete venuti, che avete accolto l'invito e ci avete fatto visita, e particolarmente a coloro che ci hanno dato una mano anche per l'allestimento, per la grafica, che sono diciamo persone che girano attorno al Museo Diocesano, che sono appunto Irene Fiorentino, l'ufficio comunicazioni sociali con padre Michelangelo, Franchino e Michele Salatteri e Angelo Mangiavillano, che si sono occupati appunto dell'allestimento delle mostre che avete visto, e ovviamente dell'Associazione Craiossa dei Volontari, che ci supporta in tutte le attività che noi svolgiamo e le rende possibili appunto. Quindi basta, ho parlato anche troppo. Godetevi le mostre, potete girare lì dove vi abbiamo detto di andare, quindi guardatele, interagite e godetevi questo momento di amore, chiamiamolo amore, perché questo è un fondo. Grazie a tutti.